I numeri dei contagi da coronavirus in provincia di Brindisi imponevano e impongono cautela. Non abbassare la guardia, dicono gli esperti, e mentre si approccia la fase 2, dagli ospedali non arrivano buone notizie per quanto riguarda i contagi di medici e operatori sanitari. Altri 4 medici dell'ospedale Perino di Brindisi, infatti, sono risultati positivi al virus. 4 medici a Torino, che vanno ad aggiungersi a un reumatologo e un oncologo, risultati positivi negli ultimi giorni, tutti asintomatici. E questo è l'esito dello screening che la ASL sta effettuando in queste settimane negli ospedali brindisini e non solo. Appresa la positività dei 4 medici, sono stati sospesi al momento i ricoveri anche in oculistica, dove sono stati accorpati endocrinologia e dermatologia. Saranno garantite le urgenze, assicurano dalla ASL. In queste ore saranno effettuati ulteriori tamponi per 9 pazienti ricoverati e per i contatti stretti dei medici positivi. L'interrogativo resta: si sarebbero potuti evitare questi ulteriori casi e come? Ed intanto, nelle ultime 48 ore si sono registrati altri 16 casi in provincia di Brindisi, 7 nelle ultime 24 su 1816 test. Pochi si potrà pensare, ma non è così. La curva dei contagi è stabile, ma il numero di infezioni in provincia di Brindisi non è basso in proporzione alla sua popolazione. Il dato positivo viene invece dalla terapia intensiva del Perrino, dove al momento si trova ricoverato un solo paziente.